Maurizio Sireno, protagonista di questo Givi Borgo, che col 2-2 a Castiada spassa in finale, protagonista, il gol del 2-1, una gioia immensa. Siamo contenti, avevamo comunque preparato questa partita, sapevamo che non era facile, Castiada ci ha messo in difficoltà perché comunque è partito forte, ha fatto gol e noi siamo stati bravi a rimanere sempre concentrati, a tenere il pallino del gioco in mano e poi dopo abbiamo cercato di fare il pari e abbiamo fatto il 2-1. Con la forza del Givi Borgo e il gioco, siete andati sotto ma non avete mai perso la testa, recuperando la gara, il gol del pareggio contestato dai padroni di casa, però comunque grande merito alla vostra reazione. Beh, io penso che noi abbiamo fatto una buona gara, comunque nonostante tutto il tiro in porta dell'altra squadra mi sembra veramente pochi, noi nonostante tutto il pallino del gioco in mano abbiamo sempre cercato con la manovra di andare sul fondo e cercare i nostri giocatori davanti che sono veramente importanti per noi e abbiamo fatto questo e con questo abbiamo portato a casa il passaggio del turno. Attaccanti importanti ma anche i centrocampisti che vanno in gol. Sireno ha segnato anche nella finale regionale col Camaiore, un grande apporto anche da voi centrocampisti. Beh, comunque nelle squadre che comunque vanno avanti deve essere importante gli attaccanti ma anche centrocampisti e difensori, come anche oggi ha fatto gol un altro difensore, l'andata esatto. Ha fatto gol difensore, quindi siamo una squadra che comunque è ben assortita, che un po' tutti vanno in gol, non solo abbiamo un grande bomber davanti. Grande stagione in campionato, attaccati fino alla fine al Viareggio, grandi playoff, siete in finale, la favola Givi Borgo continua. Beh, siamo contenti, comunque anche in campionato siamo stati primi per qualche periodo, poi siamo andati secondi, non ci siamo mai demoralizzati, siamo contenti di fare la finale con una società come Ravenna, che è una società prestigiosa, che fino a qualche anno fa comunque faceva la Serie B e ci andiamo a giocare questa finale senza timori, siamo consapevoli della nostra forza e comunque vale, sarà un successo. Speriamo di poter andare in Serie D convincendo la finale, altrimenti faremo comunque un grande complimento a questa società che ci sta portando alle fasi nazionali fino alla finale. Grandi complimenti a Sireno, al Givi Borgo, in bocca al lupo per la finale, avete una bella squadra, avete meritato comunque dimostrando un gran gioco, quindi complimenti ancora. Grazie, in bocca al lupo.